Allora, magari potrei dare qualche spunto, facendo vedere un po' qualche risultato del sondaggio. Allora, tanto vi ringrazio, attualmente abbiamo raccolto una ventina di risposte, quindi buona parte di noi. Adesso vi condivido così magari cogliamo qualche spunto per capire anche un po' che platea siamo e come ci approcciamo a queste tematiche. Allora, qui Ok. vedete, ok, Mauro, visto che si è prenotato e fra pochissimo ti cedo la parola. Beh, insomma, è interessante sapere che sì, abbiamo una platea di affezionati, ma anche un buon numero, nel frattempo avete visto che live si è aggiornato il risultato, e abbiamo una buona platea di affezionati, ma c'è anche una buona fetta di nuovi partecipanti, questa è la prima cosa. E come tipologia abbiamo oggi una parte rilevante di consulenti, quindi possiamo, primo punto, dire impegniamoci a invitare ancora più imprese nelle prossime puntate. Abbiamo anche qualcuno che rappresenta il settore finanziario, che se magari vorrà palesarsi più tardi sarà un modo di approfondire anche Okay. da quel punto di vista l'importante queste tematiche. E vi lascio questa slide, poi la passo la parola a Mauro. Interessante vedere che quanta familiarità abbiamo con i bandi ministeriali, regionali e camerali. Pochi esperti o quasi esperti, diciamo così, un terzo di esperti e il resto non esperti o comunque non pratici. Quindi immagino che ci saranno tante domande per poter approfondire. Sì. Lascio la parola a Mauro e poi dopo vediamo gli altri risultati. Sì. Mauro, puoi aprirti? Ti apro io. Mauro? Senti? Non lo vedo neanche più. Ok. Nel frattempo Paola chiede, notizie sul bando voucher digitale, come attivarci? Giuseppe, vuoi Sì. rispondere tu a questo? Allora, posso rispondere se volete. Sì. Allora, no, niente, sul discorso del voucher innovazione, Paola, in questo momento abbiamo il vecchio voucher innovazione scaduto a novembre, che è in fase operativa, no? Su cui probabilmente saranno prorogate le scadenze, no? Si parla però adesso con le misure appunto conseguenti a questi tavoli. Allora, il discorso era il Ministero degli Esteri faceva tutti i tavoli, ascoltava tutti quanti e poi emanava i regolamenti di attuazione e fanno i bandi. Si parla di 2 mesi, di 1 o 2 mesi per fare i bandi per gli export manager digitali. Questo è le regole del gioco le stanno facendo. Questa volta però le risorse ce le hanno già dichiarato di voler fare questa cosa, vediamo un po' come la mettono a punto. Noi cercheremo di stare appresso. In pratica saranno finanziati sia gli export manager digitali, sia sono già finanziate tutte le piattaforme digitali, no? A questo riguardo vedo anche Yuting, non ci conosciamo e non l'ho presentata, però Yuting fa parte di Alibaba, per cui grazie intanto per essere intervenuta a questo seminario. Non so se ci sente, se vuole intervenire, Xian Zhang, adesso non so chi sia. Buongiorno, saluti, ciao a tutti, sono Yuting di Alibaba e anche io preoccupo la Channel Advisor, lavoro in Alibaba da dicembre l'anno scorso, quindi sì, mi ha condiviso questa opportunità, evento Xian, e quindi cerco anche partecipare a sentire, imparare da voi. Bene, grazie Xien Yuting. Per dirvi che Alibaba, così come le grandi piattaforme, sono uno strumento sempre più importante per l'estero, no? È sempre più potente, perché vi rendete conto che nel momento stesso che non ci sono le fiere, i buyer dove vanno prima di tutto a incontrare le aziende?
Per cui è Sono molto importante. d'accordissimo con te. Sì, c'è che corta, c'è che l'emo di anche collaborare insieme. Grazie, beh, molto, molto volentieri. Questo è importante perché anche lì, come associazione, è importante anche avere buoni rapporti con queste colossi, perché Alibaba è un colosso mondiale, insomma, da questo punto di vista. Per cui benvenuti, insomma, su. Grazie, ciao, sono Shen, grazie. Bene. Se avete bisogno di approfondire su Alibaba, potremo organizzare per la prossima volta. Bene, un'ottima idea. Si può anche organizzare proprio un evento proprio mirato sul discorso di utilizzare Alibaba insieme con queste misure che stanno venendo dal governo. Ok. Ottimo. Facciamo anche dei webinar a tema, potrebbe essere una giornata dedicata apposta a questo tipo di azione, quindi si può pensare. Ok. Samuele, se è qui, non so se l'ho pronunciato bene, si è prenotato per fare una domanda, quindi puoi aprirti e a te la Sì, parola. ciao a tutti, grazie. Intanto scusatemi, sono l'ultimo, anzi il penultimo arrivato e quindi non conosco nessuno, ma mi piace molto l'energia che c'è in questo gruppo, lo vedo dall'inizio, siete veramente, scusate se dico siamo, un gruppo di gente molto sveglia. Allora, io a proposito di Alibaba sono molto interessato a questa cosa e volevo buttare lì un'idea. Io utilizzo Alibaba regolarmente perché oltre a export faccio anche import, lavoro anche per un'azienda irlandese e per un'azienda inglese e quindi il sourcing dei prodotti cinesi è quasi tutto fatto su Alibaba. Quello che ho apprezzato molto del loro sistema è anche la possibilità di dare una garanzia, un'assicurazione sull'import, quindi non è solo una vetrina, ma è anche uno strumento di certificazione del prodotto. Ed è uno strumento di garanzia finanziaria per i pagamenti che, via Dio, sono tutti prepagati, a meno che uno non faccia l'application per il credito che c'è solamente negli Stati Uniti. Adesso mi correggeranno Yuting e l'altra collega di Alibaba se dico una cosa incorretta. Allora, la mezza idea che avevo avuto era quella, io da tanto tempo, siccome vengo dall'informatica, che pensavo, ma perché l'Italia come sistema paese non fa una cosa tipo Alibaba per promuovere l'export italiano? E poi nel successivo step del ragionamento mi sono detto, ma c'è già Alibaba? Perché l'Italia non fa una sorta di convenzione come sistema paese con Alibaba, vista anche gli ottimi rapporti che in questa tornata politica ci sono fra Italia e Cina, per avere, diciamo, un portale Italy su Alibaba usufruendo non solo della vetrina, ma anche degli strumenti di facilities all'export che questo sistema offre. Grazie. Sì, in realtà posso, non so se ho il microfono, sì. Sì, vai pure, Sì, Giuseppe. sì, sì. In realtà qualcosa c'è a livello di accordi, li hanno già fatti, anche se sono delle cose molto istituzionali finora che hanno avuto un ritorno molto limitate. Secondo me, siamo noi che dovremmo essere propositivi e portare dei progetti su queste risorse finanziarie, più che gli accordi istituzionali, perché se c'è cosa posso dire, lavoro delegato agli apparati istituzionali, alla fine le piccole aziende e gli operatori sono quasi sempre tagliati fuori. Tra l'altro poi, tra l'altro vedo anche a proposito di Cina, vedo anche Mauro che è uno dei più grandi, grossi esperti di Cina che abbiamo in Italia. Quanti anni lavori con Mauro Alice? Ci sei? Beh, non risponde, niente. Vedo anche Massimo Cogusi, benvenuto, con una grandissima esperienza internazionale, anche uno degli ultimi associati entrati oggi su Uniesport Manager. Insomma, vi dico. Senti? Sì, adesso sì, Sì, Mauro, Mauro. ok. Dimmi. Volevo rispondere al mio amico, a Samuele, che ci ha fatto una bella domanda. C'è un po' di ritorno, quindi non riesco a parlare tanto bene. Grazie. Aspetta un Ti po'. sentiamo. Mi senti? Sì, prego, prego.
Aspetta che chiudo il cellulare. Ecco, mi senti? Perfetto. Ok, c'è un po' di rimbombo nel cellulare. Samuele, tu hai fatto una bella domanda, ecco, però cioè, queste cose dovrebbero essere, cioè, per avere una piattaforma come Alibaba e poter poi dopo usufruire anche di tutti i vantaggi che ha da Alibaba, sarebbe una bellissima cosa avere qualcosa qua in Italia dove poi uno può inserire i suoi prodotti e poi venderli tranquillamente. Però questo richiede una collaborazione sia da una parte che dall'altra. E qui noi non abbiamo mai pensato a sviluppare questo genere di trattativa, anche perché fino adesso siamo riusciti ad andare sempre bene. D'ora in poi sarà assolutamente necessario, e sarà necessario avere anche dei colloqui più stretti con loro, perché questo dovrà portare più sviluppo. Però soprattutto, cioè, prima di far questo, cioè, bisogna cambiare un attimo anche il nostro modo di vedere le cose. Quindi ci dobbiamo spostare da un'economia molto più, cioè spingere più verso il digitale. Cioè, quindi la gente, le piccole aziende devono mettersi in testa che quello è l'unico modo per poter poi dopo vendere i prodotti. Ma soprattutto poi non è solo la vendita dei prodotti, perché poi dopo esistono anche problemi logistici, problemi di dogane, ecco. E tutto questo non può essere fatto da una persona singola, ecco, perché i problemi poi per arrivare al consumatore finale in Cina sono diversi, ecco. E quindi ogni prodotto ha le sue caratteristiche, quindi la dogana poi dopo lo classifica in un modo, lo classifica nell'altro, per non parlare poi delle certificazioni che si richiedono, che la dogana cinese richiede. Comunque le cose stanno velocemente cambiando, e io direi che sono stato tra i primi, perché ho iniziato a vendere in Cina dal 2005 al 2006, e quindi queste problematiche l'ho avute, e direi che però negli ultimi anni siamo riusciti a superarli. Siamo riusciti a superarli però lavorando non con una squadra italiana, ma bensì con una squadra cinese. Cioè diciamo che un 10-20% di italiani e un 80% di ragazzi cinesi. Ecco. Allora, mettendo insieme le due forze siamo riusciti a creare un ponte. Ecco. Questo ponte qui è il primo embrione, secondo me, che poi dopo può essere sviluppato e può anche fare da traino per tante altre cose. E comunque cioè, i problemi da superare sono tanti e ogni, come ho detto prima, ogni prodotto ha le sue caratteristiche, quindi e ha delle problematiche. Di solito la merce si manda a Hong Kong, poi da Hong Kong in un modo o nell'altro poi si pensa a far passare attraverso la frontiera di Shenzhen e quindi poi in un modo o nell'altro arriva in Cina. Però bisogna capire un attimo che tipo di prodotto è, e poi dopo analizzare un attimo tutte quelle che sono le problematiche. Poi c'è un'altra cosa molto importante, che noi cioè, siamo abituati a considerare le piattaforme cinesi come Amazon e come eBay. La piattaforma cinese non funziona proprio così. Ecco. Nella piattaforma cinese c'è una competizione, una grossa competizione, capisci? Quindi riuscire a vendere sulla piattaforma cinese è una vera e propria battaglia, perché riesce a vincerla chi ha più forza economica, perché ci sono centinaia e migliaia di pagine e di prodotti inseriti sulle piattaforme. E se uno non ha la forza anche di fare una pubblicità adeguata per portare la sua pagina nelle prime posizioni, il suo prodotto sì viene messo sull'e-commerce, però non si vende. E quindi su questo noi dobbiamo stare molto attenti, ecco, perché,
perché qui abbiamo a che fare con delle risorse limitate e quindi vorrebbe dire fare impegnare delle risorse anche alle piccole aziende e poi dopo non poterle poi più ritornare indietro. Quindi questo ci fa capire che questo lavoro qua noi non lo possiamo fare, diciamo, da qua, ecco, capisci? Ci fa capire che abbiamo bisogno di qualcuno che conosca molto bene il mercato cinese e soprattutto ne abbia il polso della situazione e dei cambiamenti, perché i cambiamenti nel mercato cinese sono molto veloci, ecco. Direi che ogni 3 mesi le cose cambiano. E se uno non è sul pezzo, diciamo, non segue il mercato, rischia di fare un bagno, di fare un bagno importante. Altra cosa che ci troviamo poi dopo, visto queste problematiche qua, e poi immaginato anche le risorse che hanno le piccole aziende, diventa molto difficile quindi vendere i prodotti. Quindi non illudiamoci di andare su Alibaba, su Tmall, su JD.com, su Seco, sulle piattaforme cinesi o su Taobao anche, e di poter vendere i prodotti. Questo è molto difficile. Per poterlo fare dobbiamo, secondo me, i prodotti delle piccole aziende devono unirsi più aziende insieme, essere consorziate insieme e lavorare, e poi dopo procurarsi un team, e questo team che deve essere per forza cinese perché c'è il muro della lingua, e questo team deve essere un team che si incarica di promozionare questi prodotti. Altro problema della vendita sul mercato cinese è che se noi portiamo un prodotto in Cina, noi difficilmente lo venderemo, anche se il prodotto è di buona qualità, anzi di ottima qualità, ma se nessuno conosce il prodotto è molto difficile venderlo. Ora, per conoscere il prodotto, cioè, non bastano i canali tradizionali, la televisione, i social media, i media, oppure altri canali, le riviste che noi siamo abituati a utilizzare nel sistema italiano, ecco, europeo, occidentale. Ogni prodotto e ogni segmento, bisogna conoscere bene il segmento di mercato su cui posizionare il prodotto e poi dopo capire come poter arrivare al target di persone che consuma questo prodotto, e va fatta comunque una pubblicità che non, come ho già detto prima, non passa, difficilmente passa tra i canali tradizionali. Sì, Mauro, quello che volevo dire è proprio questo, cioè le risorse che abbiamo adesso su questi piani consentono a piccole aziende o aggregazioni di piccole aziende di, come dire, sostenere i costi di queste campagne. Perché questo è un problema che già conosciamo sul digitale, non vale solo per la Cina, vale anche ormai chi vuole farsi vedere normalmente su Google Ads, se non ha budget giganti non lo vede nessuno, no? Quindi ha maggior ragione su mercati lontani, certo, però a maggior ragione proprio mercati importanti e lontani come la Cina vanno organizzati, vanno giocati con gioco di squadra e possibilmente con partner locali, giusto? Sì. Volevo prendere la parola e diciamo che mi incuriosisce questo fatto che Alibaba è quasi visto quasi come un'istituzione, cioè quasi come se fosse un ente governativo, ha una forza che sembra quasi dialogare con un paese, però il dibattito si è spostato lì perché effettivamente vediamo che ha quel tipo di peso. Volevo riprendere. Ha un forte supporto statale, Alibaba. Infatti, dico bene. Cioè, quindi c'è anche una proposta privatistica, però la vediamo come appunto un elemento di istituzione. Volevo riprendere la domanda fatta da Daniele per chiedere un chiarimento per capire come rispondere. Hai chiesto prima come ci prepariamo al bando Digital Manager. Volevo chiederti, magari puoi aprire il microfono per risponderci. Qual è il punto di vista che ti interessa? Cioè, se stai parlando dal punto di vista di conoscenze tecniche, burocratiche del bando stesso, o se parli di
formazione o esperienze da vivere? A che cosa ti riferivi in particolar modo? Ma allora, io sono già innovation manager. Beppe diceva che molto probabilmente verrà fatto un bando di come digital manager. E diceva di prepararci, ecco, prepararci in che senso? Cioè, c'è qualche altra certificazione, qualche corso, qualche spunto su cui possiamo iniziare a guardare o nulla? Dobbiamo per forza aspettare delle linee guida e poi quello che sarà, sarà. Se non abbiamo i paletti c'è poco da fare. Di sicuro ci sarà un'evoluzione della figura del temporary export manager verso la figura del digital export manager. Questo è infatti io mi leggo a questa risposta perché Giovanni, quando l'ho sentito per la prima volta che ci siamo fatti una chiacchierata, mi ha dato uno spunto interessante e poi ti farò un paio di telefonate per stalkerarti, Beppe. Perché una cosa interessante era quella dell'esportazione del digitale. Io sono un creatore digitale di prodotti digitali come software e quindi una cosa interessante è quello dell'esportazione di questi prodotti qua. Assolutamente, credo che ci sia anche questa parte qui, diventa una risorsa. Si parla proprio anche di un strumenti di supporto all'export di servizi, cioè fino adesso l'export italiano era fondamentalmente prodotti anche tecnologici, attrezzature, al massimo turismo. L'export dei servizi era molto indietro, si è parlato anche di quello, cioè di spingere praticamente l'export del nuovo digitale italiano, che ne abbiamo tantissimo. Daniele lo sa dimostrare, insomma. Ok, grazie. Provo ad aggiungere alcuni elementi. Allora, prima si faceva riferimento al bando ministeriale, per il quale non abbiamo ancora il testo, quindi effettivamente finché non abbiamo il testo è difficile dire esattamente che cosa servirà dal punto di vista di, per esempio, non so, nuovi accreditamenti o certo, altri balzelli che potrebbero nascere. Però mi preme dire che ci sono comunque anche altri bandi a livello locale che sono anche già attivi. Per esempio, c'è un bando, anche se con poca misera dotazione, per esempio la Camera di Commercio di Milano, Brianza, Lodi, eccetera, eccetera, che finanzia sia parte di hardware che software che consulenza, supporto di tematiche innovative, in questi giorni, cioè è aperto adesso, quindi vuol dire ci sono anche bandi, al di là di bandi ministeriali, ci sono anche bandi locali. Poi aggiungo un ulteriore spunto, non vedo Paolo, oggi non c'è, che l'avete sentito la settimana scorsa, magari vi invito a sentire lui anche direttamente nei prossimi giorni, perché uno spazio anche per, insomma, che consente di trovare, di acquisire un po' di visibilità, anche in ottica futura, è quella di candidarsi alla ICE Academy. Non so se qualcuno oltre a Paolo Ferrarese l'ha già fatto di voi. Io ho iniziato a raccogliere le informazioni che servono in questi giorni. Comunque c'è la possibilità di candidarsi per attività di formazione e di, diciamo, tutoring, coaching alle imprese sul sito di ICE. Ci sono tantissime tipologie, tematiche, materie per le quali ci si può candidare. Sicuramente quello sarà un modo per acquisire visibilità, perché ovviamente dopo che ICE ha accettato la candidatura, insomma, come dicevo prima, si ha un qualcosina in più, ecco, rispetto ad altri che non l'hanno fatto. Diciamo che c'è questo, che in pratica ICE e SACE hanno la pretesa di voler erogare la formazione export a tutte le aziende italiane, no? Ora, noi abbiamo appena 120.000 aziende italiane esportatrici su 4 milioni. Vi sembra che ICE e SACE da soli possono avere la forza di poter portare formazione o competenze export dentro tutte le aziende che ne hanno bisogno? Questo è il punto. Quindi
è importante che, oltre alle attività istituzionali dell'ICE, che sacrosante, per carità, fanno delle ottime cose egregie e hanno anche grandi risorse per farlo, però è importante, e questa è una delle altre cose che abbiamo attivato, che le istituzioni mettano un ponte con le associazioni come la nostra, perché se vogliono raggiungere un grande numero di aziende non lo possono fare direttamente. Quante persone dovrebbero avere? Cioè, anche per erogare i servizi, cosa posso dire? Adesso dicono che erogheranno dei servizi gratuiti di ricerca e informazioni, per esempio a Londra o in Cina o altre parti. Però che struttura hanno gli uffici ICE all'estero? Hanno comunque una struttura limitata. Già non riuscivano a far fronte alle richieste quando queste richieste erano a pagamento. Figuriamoci adesso che dovrebbero darle gratuite. Per cui c'è tutto un ruolo fondamentale delle associazioni professionali che devono colmare questo vuoto a livello di formazione. Per cui ci sta bene l'ICE Academy come accreditamento, però ci sta bene anche un fatto che ci accreditiamo noi con le competenze, con le esperienze che facciamo noi dei modelli. Infatti molte aziende ho visto che hanno fatto domanda per avere questi servizi che sono erogati adesso in forma gratuita. Alcune ICE hanno risposto dicendo non è il momento perché siamo subissati di domande, altri hanno detto aspettiamo la riapertura delle dogane, quindi aspettiamo giorni, e qualcun altro proprio non ha risposto. Quindi c'è anche una diversa sensibilità. Sicuramente la struttura ICE nel suo insieme non è in grado di dare la risposta a tutti quelli che stanno facendo domanda ora, o almeno non in tempi rapidi quantomeno. Ma Marco, mi hai lanciato questa nuova slide qui con i risultati del sondaggio. Tu prima parlavi dei servizi gratuiti, questo invece è una domanda sul tema dei servizi a pagamento. Dunque, diciamo che la maggior parte non ha avuto esperienza ancora, perché quasi un 70% dei votanti non ha avuto esperienza di servizi a pagamento di ICE, che mi sorprende, perché mi aspettavo che... A me ha sorpreso questo risultato. Però il 60% dice che li vuole utilizzare, quindi effettivamente, e qui stiamo parlando di servizi a pagamento, neanche quelli gratuiti. Quindi sicuramente questa è una tematica magari da approfondire, magari varrà la pena in futuro di dare spazio a qualcuno che ne ha usufruito, che può raccontare la sua esperienza. E se c'è già qualcuno tra i presenti che ne ha usufruito di questi servizi a pagamento, se vuole anche raccontare, lo si può aprire e può raccontarci. Sì, anche per magari comprendere le difficoltà e gli ostacoli che si possono trovare e superare nell'accedere a questi servizi che magari si vengono proposti come qualcosa di facilmente accessibile, poi magari in realtà propriamente facile non è, o c'è da conoscere, diciamo così, qualche trucchetto, no? Per poter riuscire ad accedere a un servizio che sulla carta è easy, e nella pratica bisogna può essere un po' più tortuoso. In questo momento molte aziende stanno facendo queste domande, obiettivamente viene stato venduto come accessibile proprio per aiutare le aziende nella fase di ripresa e di uscita dall'emergenza coronavirus. Sicuramente le aziende ne hanno bisogno, perché ne hanno bisogno. In quante riusciranno ad avere veramente questo aiuto è tutto un altro tema, lo vedremo posteriormente. Va bene. Flavia, se vuoi raccontare la tua esperienza con ICE Corea, sei muta. Faccio io, se vuoi. Vai. Sono muta. Adesso no. Adesso non sono più muta, buon pomeriggio a tutti. Risale al meno 8 anni fa, quindi le cose possono anche essere cambiate. Era il 2012, io stavo facendo la consulenza presso un'azienda che faceva linee di imbottigliamento, e soprattutto legato al mondo della birra, e volevamo partecipare a una fiera appunto organizzata dall'ICE all'interno della Seul, la fiera di Seul, la fiera del food e dei macchinari legati a... Chi conosce il fuma a Tokyo era più o meno la stessa cosa a Incheon in Corea, vicino a Seul. Non conoscevo ancora bene il mercato coreano, c'ero già stata ma non tante volte, quindi mi sono appoggiata all'ICE. Quindi ho detto all'azienda, vabbè, facciamo una richiesta, vediamo i servizi e tutto quanto. Bene,
per avere la possibilità di partecipare alla fiera. La tipa che lavorava, la signora, ricordo il nome, Paola, mi aveva detto che si era appena insediata, io ho chiamato più o meno a novembre, diceva che era pochi mesi che era lì, non aveva ancora capito e che comunque le stavo dando fastidio perché di questa fiera lei non sapeva niente. E gli ho detto, vabbè, trovate delle fiere, facciamo lo stand, delle altre aziende, facciamo lo stand, noi siamo disposti a partecipare. Ve la faccio breve. Sono andata in Corea, sono andata da sola. Ho portato l'azienda, ho fatto tutto da sola ed ero l'unica italiana unica azienda italiana presente nel 2012, fiera internazionale del food, perché lì non era riuscito a raccogliere nessuna azienda italiana che vi prendesse parte. E a servizio a pagamento, perché avevo detto va bene, pago il servizio, datemi almeno i nominativi dei produttori di birra, nel caso specifico si trattava di birre artigianali, perché era un progetto fatto soprattutto per i birrifici artigianali. Con la mia ricerca del poco coreano che mastico, ne masticavo ancora meno all'epoca, ero riuscita coi siti a trovarne un po', ne ho trovate più io del lice navigando in internet, pagando comunque il servizio. Io non ho mai avuto delle esperienze positive. Sono passati 8 anni. Vi faccio vedere come avete risposto alla domanda pensando a come giudicate le proposte di ICE, mettendo insieme sia gratuite che a pagamento. Io interpreto a modo mio dicendo che è un giudizio sospeso, perché questa 50% che circa che dice sufficienti sembra quasi un po' vuole incoraggiare ICE, interpreto così, poi magari qualcuno avrà una chiave di lettura diversa, però insomma di certo non è né estremamente nettamente negativo né nettamente positivo, quindi lo reputo un po' un giudizio sospeso. Quindi anche Vittorio, infatti, se volete venire anche lui, ho visto che si stava raccontando di un'esperienza che non reputa negativa. Posso finire? Ah sì, scusa, che dovevi finire? No, scusa. Finisco solo invece che nel 2006-2007, quindi parliamo molto indietro, invece avevo trovato al Lice di Tokyo, invece questo molto positivo, Lice di Tokyo all'epoca c'era una persona secondo me fantastica che si chiamava Francesca Zadro, che si occupava di tutto quello che era il food e mi aveva dato delle idee fantastiche su come approcciare, cioè ho fatto un bellissimo lavoro con lei, mi permetteva, io ero di base a Tokyo, quindi potevo andare in ufficio e più o meno romperle le scatole previo appuntamento, quindi una notizia, un risvolto positivo c'è, soprattutto a Tokyo, e dopodiché l'ha mandata via. Ecco, lavorava benissimo. Ok, perfetto. E l'hanno spostata. Non era in linea con gli standard. Vittorio, se invece tu volevi raccontare la tua esperienza non negativa o positiva. Sì. Io sì, ho avuto qualche esperienza, diciamo, partendo già da ancora alla fine del 99, quindi del 2000, con l'ICE di Tokyo, che non è stata, diciamo, negativa, francamente. Poi successivamente, negli ultimi anni, recentemente, con qualche azienda per qualche fiera, quindi Brasile, e poi ancora Tokyo nel 2018 come fiere, devo dire che non sono andate male, francamente. Diciamo che il paragono, avendo vissuto anche molto in Spagna, all'ICEX spagnolo, che funziona nettamente meglio, anche a livello di immagine. Beh, adesso non è vero, sono stato anche a Dubai, ora al Gulf Food, con un'azienda sono andato con l'ICE. Diciamo che l'organizzazione non è andata male. Vedi l'immagine che danno, per esempio, si fanno anche i paragoni con gli altri enti di altre nazioni, non puntano molto sull'immagine, quello che noi stavamo criticando e l'ho visto anche nel passato. Questo per le fiere, però a livello di organizzazione posso dire che non è andata male con tutte queste fiere. Riguardo invece i servizi, l'ho utilizzato un paio di volte come ricerca partner, che lo sto facendo ancora tuttora, ma proprio intendo dire proprio questi giorni. In passato l'ho utilizzato e anche lì non è andato male, nel senso, noto molta burocrazia, che notavo anche nelle fiere, molte persone coinvolte, troppe, francamente, quindi fanno pagare i servizi, adesso anche sulle fiere non sono economiche, vedi molte persone coinvolte, secondo me, ripeto la frase, troppe persone. Però non posso dire di essere soddisfatto appieno. Ecco, li noto, già li classificherei proprio come ho detto prima, anche dei burocrati su certe situazioni.
Adesso, per esempio, adesso ho avuto un'esperienza, ma stavo parlando proprio ieri con Giovanni, che mi sono messo in contatto proprio a dicembre con l'ICE di Francia. Sono stati lenti, non mi hanno risposto e li ho sollecitati due volte, però può essere uno, diamogliela in questo caso. E proprio in questi giorni sono in contatto, ma non perché sia gratuita, perché l'avrei fatto comunque con l'ICE di alcuni paesi, vado Brasile, e India, e cosa che ho fatto anche a Brasile, India e Colombia, adesso sto vedendo, alcuni mi hanno anche risposto. Quindi tutto sommato dico, secondo me è utile, io l'ho utilizzata negli anni e penso che possano migliorare nel loro servizio. So che ci sono tanti altri servizi che non ho mai utilizzato, servizi anche di non solo ricerca partner fiere, ma anche un pochino più profondi, cioè delle ricerche anche diverse. Io consiglio di farlo, ecco. E termino con questo, anche a livello di costi, quando ancora si pagava, diciamo fino a un paio di mesi fa, anche la ricerca non erano carissimi. Poi sono da valutare, ecco, secondo me quando, cioè io conosco diversi mercati, quindi solo su alcuni che non conoscevo per nulla, mi hanno anche dato una certa, un certo supporto, io consiglio di provare, ecco, a farlo. Ok, ha chiesto l'intervento Gabriele, che anche lui da poco... nuovo associato di Uniexport Manager, che lo vedremo insieme a Paola Marchetti martedì nel prossimo webinar. E vorrebbe raccontare un'esperienza che avrà la settimana prossima in collaborazione con ICE e qualcosa del passato. Quindi Gabriele, puoi parlare. Sì, buongiorno a tutti, sono Gabriele Carboni di Wivo. Noi ci occupiamo di export digitale, quindi non facciamo servizio di export management, aiutiamo le aziende a farsi trovare distributori e rivenditori sui mercati esteri tramite il marketing digitale. Il mio rapporto con ICE è praticamente riguardante la formazione, la consulenza. Li ho conosciuti proprio quando stavo scrivendo il libro nel 2015, tant'è che quello che era allora il presidente dell'ICE, cioè Riccardo Monti, mi ha scritto la prefazione e poi in seguito mi chiesero di diventare loro docente, mi arrivò un'email e mi fecero fare un sacco di scartoffie. Dopo 6 mesi che non si sentivano li ho ricontattati e mi hanno detto che non potevo fare docente perché ero troppo giovane, quindi non so se sia una cosa normale, ma come dicevo forse ieri con Paola Marchetti, l'anno prossimo arriverai ai 40 anni, penso che 40 sia il limite per riuscire a essere considerati dalle istituzioni. Detto ciò, appunto martedì avremo questo webinar proprio con un export manager, insieme a Paola parleremo di quelle che sono le nuove opportunità del digitale, nuove e vecchie, perché in realtà appunto sono 8 anni che noi ci occupiamo di questo. E invece mercoledì con Fiera Milano terrò un altro seminario dove ci sarà appunto sempre webinar ovviamente, dove ci sarà anche ICE. Devo dire che le esperienze che mi hanno raccontato gli imprenditori che hanno lavorato con ICE in passato, che non nascondo si affidavano a noi anche per poter evitare il vecchio modo di fare internazionalizzazione che proponeva, e temo propone tuttora l'ICE, non avevano avuto mai un grande riscontro positivo. Ecco, poi i dettagli non li conosco, sicuramente voi avete molta più esperienza di me in questo. E ci tengo anche a ringraziare Giuseppe e tutto lo staff di un Export Manager per questi webinar che sono sicuramente sempre molto interessanti, anche proprio per lo scambio che si riesce ad avere. Grazie. Gabriele, a che ora è questo webinar? Allora, quello non è gratuito perché fa parte di Fiera Milano, ha un'azienda che si chiama Business International che propone master aziendali, in particolare questo è dedicato al top management e non è gratuito, è comunque alle 11, se volete poi vi giro il link. Ok, magari, no, sì, perché lo dico così, nota per tutti quanti, se partecipate in webinar anche organizzati da altri, quindi non necessariamente da Uniexport Manager, se ce lo volete segnalare lo possiamo mettere nella nostra, sì, nei canali di comunicazione come è stato fatto nell'ultima newsletter che avete ricevuto. Infatti per esempio viene citato quello di Daniele di questa sera, viene citato un altro webinar organizzato da Confindustria Vicenza che ci sarà mercoledì, dove parlando di ICE ci saranno due relatori importantissimi, non è vero, ce n'è uno importantissimo, che è il direttore dell'ICE Luongo,
e un altro che non conta niente, che ha sottoscritto, però se vi va di partecipare, ditemi qualcosa che vi do il link per iscrivervi. No, però fatelo anche voi, cioè se avete appunto, se partecipate a qualche webinar o organizzate voi anche in maniera autonoma, segnalatecelo, che così vi promuoviamo. Sì. Se posso, segnalerei anche lo Smart Summit, che è patrocinato appunto da Uni Export Manager, dove parteciperà appunto anche Giovanni come relatore, e stiamo appunto anche definendo l'intervento di Giuseppe su quella che è la normativa Uni per l'Export Manager, e che si terrà a ottobre, ed è totalmente virtuale. Vi metto comunque il link in chat. Grazie. Bene, grazie Gabriele. Ok. Bene. Diciamo, mi sembra che ci siamo, abbiamo tempo fino alle 16.30 se ci sono altri interventi, se no, è un periodo dove abbiamo un overdose di seminari, dovete aver pazienza su questa cosa. Però mi sembra che sia stato molto interessante, perché voglio dire, non è soltanto il discorso di fare il webinar dove si insegnano delle cose, ma sono soprattutto delle cose dove ci scambiamo le opinioni. Rinnovo l'invito a ciascuno di voi, anche soprattutto i nuovi, che con Massimo abbiamo un'esperienza ormai 35ennale, giusto? se volete proporre dei webinar su vostre esperienze tematiche, condividere, benvenuti, proponetelo, perché questo strumento sta avendo veramente un grande successo, non soltanto a livello di persone presenti al webinar, ma abbiamo visto che soprattutto da parte delle aziende c'è una buona fruizione delle registrazioni sul canale YouTube. Quindi, al di là delle cose che diciamo, è uno strumento di comunicazione molto importante. Grazie a tutti. Okay, se non sì, ci sono, se ci qualcuno sono altri vuole intervenire, vuole presentarsi, vuole raccontare una sua esperienza. Visto che ne ho l'occasione, allora mi presento con piacere. Ciao Beppe. Grande Massimo. Grazie a tutti. Come Beppe ha sottolineato, sono un signore con i capelli bianchi, pochi e bianchi, e mi occupo di queste materie dagli anni 80, dai favolosi anni 80. Ho fatto Giappone, ho studiato in Giappone nel 90, mi sono occupato principalmente appunto di Far East, poi di diverse aree del mondo in fase di sviluppo, i paesi del Caucaso, l'Europa precomunitaria, quindi la nuova Europa prima del 2004, e, insomma, andando a cercare un po' delle opportunità nuove. Mi piacciono molto i temi guida che adesso questo gruppo dirigente ha scelto per l'associazione. Uno dei miei veri casi di successo riguarda proprio aziende digitali, e quindi che oggi secondo me insieme alle 4A dell'export italiano bisogna inventarsi una vocale anche per metterci dentro questa nuova espressione della creatività, che prima si rappresentava in oggetti materiali attraverso il design, e che oggi però è un esempio sia nel design di servizi, sia nel design di utilità e di strumenti che poi tutti andiamo ad utilizzare. In questo caso forse il grande orientamento al prodotto che questo tipo di aziende hanno, competenze ingegneristiche, tecnologiche, eccetera, le lascia a volte anche molto ingenue, se vogliamo, nell'aspetto del rapporto col mercato. C'è quindi un grande potenziale e c'è un gap importante da coprire anche con figure, spero soprattutto, con figure come quelle che un export manager vuole rappresentare. Spero di vedervi in prossime occasioni. Grazie Massimo. Grazie. Potrei ancora dire qualcosa anch'io. Assolutamente. Giuseppe. Siamo qui, cioè, tutto questo gruppo di persone, vi ringrazio tutti, perché comunque sto imparando anch'io delle cose, c'è sempre da imparare. Però miro per esperienza alle cose più pratiche, vorrei fare qualche passo in avanti e andare un po' più su cose concrete. Sì, è bello che ognuno dica la sua esperienza, è bello che ognuno ci conosciamo, e d'altra parte se nessuno parla, nessuno lo sa. Però io mi trovo anche ad avere rapporti con delle aziende
che hanno necessità poi di figure professionali, capisci? E quindi però non so, tante volte io ho visto, non so quali sono le vostre, diciamo, le vostre specializzazioni. Ad esempio, prima ha parlato Daniele Mulas, poi ha parlato anche Gabriele Carboni. Daniele mi ha detto che è uno specialista di software, ecco. E poi Gabriele Carboni mi dice nel digitale ho lavorato per l'ICE. Ad esempio, io ho delle aziende e mi servono anche noi come azienda, ecco. Ci servono dei tecnici IT, ecco, perché ci servono per collegare i magazzini delle aziende italiane con una nostra piattaforma o con le piattaforme cinesi. Se c'è qualcuno che ha questa specializzazione, vorrei mettermi in contatto con lui. C'è qualcuno tra di voi? Sì, le lascio i miei contatti. Sì. Io posso lasciare anche i miei, perché ho una persona che qua lavora con industria e fa questo tipo di lavoro. Ecco, noi abbiamo problemi, cioè abbiamo problemi perché abbiamo dei bravi tecnici IT cinesi e abbiamo un ufficio a Shenzhen che fa proprio questo lavoro. Abbiamo già collegato anche i negozi di Pinco, sia il negozio dell'Auto di Serravalle Scrivia, sia quello di Fidenza. Però in molte aziende, in alcune aziende che abbiamo bisogno di collegare anche o i negozi o i magazzini, non hanno tecnici specializzati e si fatica, abbiamo fatto fatica a trovare qualcuno che ci possa aiutare. Ecco, perché qui entra il problema di digitalizzazione. Questo per dire anche che la parte cinese è più avanti e su questo tema poi trova le aziende italiane un po' impreparate. Ecco. E quindi qui dovremmo poi lavorare su questo, ecco, anche se vogliamo poi dopo inserire i prodotti su delle piattaforme, perché se no... Il problema è di uniformità di linguaggio, possiamo chiamarlo così. Io tanti anni fa lavoravo per la grande distribuzione e tante volte c'era questo problema di sistemi diversi che si devono parlare, quindi di allineamento, di sincronizzazione tra sistemi diversi. Quindi bisogna capire i sistemi cinesi che cosa usano per essere allineato e passate le informazioni ai rispettivi supermercati qua. Comunque è un tema molto importante che sicuramente avrà il suo impatto, perché man mano che si abbattono, chiamiamole così, frontiere e si creano degli automatismi di gestione delle merci, certo, certo, logistico, queste cose devono necessariamente passare ed essere comprese e passare fluidamente, sì, attraverso la fibra, attraverso internet, ovviamente. Sì, allora, il primo contatto che è stato il più difficile, prima di tutto è stato difficile il contatto, ad esempio, con la società Pinco, ecco, che è nel settore della moda, del lusso. E qui però loro hanno una bella squadra all'interno di tecnici IT e la difficoltà è stata farli dialogare i tecnici italiani con i tecnici cinesi. E quindi abbiamo impiegato, per fare questo collegamento, abbiamo impiegato più di un anno. Ecco. Perché? Perché c'erano proprio due sistemi diversi che non riuscivano a dialogare tra di loro. Poi abbiamo superato questo problema. Adesso stiamo facendo dialogare un sistema del corriere Nexive, che è un corriere qui italiano, un corriere che sta avendo molto successo sul territorio italiano per piccole spedizioni, e lo stiamo facendo dialogare con la STO, che è una spedizioniere cinese con circa 60.000 mezzi di trasporto. E quindi stiamo facendo dialogare le due interfacce per poi dopo distribuire tutto quello che viene venduto e che viene comprato da italiani, viene comprato sulle piattaforme cinesi come appunto Alibaba, poi in un modo o nell'altro deve arrivare qua in Italia. E per arrivare qua in Italia loro hanno bisogno di reti di distribuzione già esistenti. E hanno bisogno comunque di collegarsi, ecco, con queste reti. Questa è un'altra cosa che sto seguendo io personalmente,
ma io lo sto seguendo a livello management e poi dopo intervengo nei tecnici, perché io comunque non sono in tecnico, ecco, però ho soltanto un'infarinatura di quello che va fatto. Però si presenta la necessità di avere gente specializzata in questo settore, che è difficile, ho avuto delle difficoltà a trovare, perché quelli pochi che ci sono oberati di lavoro. Quindi questa è una cosa, cioè, se vogliamo comunque anche qua portare avanti il paese, essere pronti, dobbiamo lavorare anche nelle piccole aziende, soprattutto le dobbiamo attrezzare per poter lavorare con mercati esteri. Per poterle attrezzare dobbiamo parlare anche di queste cose, perché chi vuole lavorare con la piccola azienda, con la piccola PMA, e poi non riesce a dialogare su queste cose, non è che la controparte estera o il controparte cliente cinese sta lì a perdere tempo, ma va via e va da un'altra parte dove trova il modo di fare, di dialogare anche col digitale in modo più semplice, più veloce. Sì. Quindi, Mauro, dobbiamo far fare una risposta, una domanda anche a, visto che c'era una Paola. Da Paola, esatto. Buoni gli spunti, in effetti, per il lavoro che ci sarà da fare. Sì. Allora, io volevo dire solo una cosa. Secondo me questi webinar sono utilissimi per creare sinergia. Allora, abbiamo dato degli spunti. Io poi martedì con Gabriele vi spiegheremo appunto come lo spunto diventa poi collaborazione. E io vi dico questo, Mauro dice, cerchiamo di essere anche un po' più pratici, no? Non solo teoria, non solo... Io la praticità la sto facendo a latere con qualcuno di voi, con i quali ho visto che ci può essere sinergia, che ci possono essere argomenti comuni. Quindi diciamo che questi incontri servono così come idea, poi la testa realizza, il contatto avviene e diventa concretezza. Quindi io dico che il bello dell'associazione è che stiamo diventando sinergici. Sì, questo sì. È il mio stop. Sì, Paola, tu dici bene, ecco, io forse dicendo di essere più pratici intendevo un'altra cosa, nel senso che dobbiamo trovare il modo di capire ognuno di noi le specializzazioni di uno di noi, perché se sappiamo le specializzazioni, qui siamo in 36, 35, ecco, adesso non ricordo bene, però se sappiamo le specializzazioni di ognuno di noi, possiamo trovare innanzitutto le sinergie, e poi possiamo trovare il modo di sfruttarle, e chi sa di più poi può trasmettere agli altri che non sanno. E allora tutta la squadra diventa più informata, ecco, perché qui ci sono tante professionalità, ma ecco, che comunque e tante specializzazioni che ognuno, la persona singola non può avere, però tutti insieme le abbiamo, ecco, capisci? Quindi siamo una forza, ecco. Però se non sappiamo cosa sono queste specializzazioni... È giusto Mauro. Qui no. Mauro, ci siamo. È colpa mia questo, no? Nel senso che noi già... No, fermo. Già da 15 giorni, no? Roberto Zara ci ha dato un ottimo strumento per qualificarci con una specie di repertorio dove ognuno di noi liberamente si qualifica. Colpa mia è che nella palanca dei seminari non ho ancora predisposto il kit per i soci su come accedere. Cioè, qualcuno lo sa, no? Qualcuno mi ha chiesto le cose, è riuscito ad accreditarsi, no? Qualche altro non ha fatto in tempo. Per cui diciamo che stiamo preparando un piccolo libretto dove scrivere sia la parte essenziale di condivisione degli skill, ossia quello che stai dicendo tu adesso, Mauro, in modo che in una pagina abbiamo questo. Poi l'altra cosa che è disponibile per tutti è la possibilità di fare un piccolo pitch video di 3 minuti, 5 minuti massimo, dove ognuno di noi si presenta, e anche quello lo presentiamo
nella galleria del YouTube del canale Uniesport Manager. E anzi, okay. Sul canale YouTube è stata messa anche una cartella proprio per le video presentazioni, quindi potete vedere le presentazioni degli associati. E poi comunque compaiono anche nel canale YouTube. Però giustamente la videopresentazione è una cosa, giustamente avere un quadro analitico di chi sa fare cosa, dice eccolo, bravo, grazie. Ok. E Mauro l'ha caricato effettivamente. Lo potete vedere, sì, Mauro l'ha caricato. Sì. Perfetto, perfetto. Ecco, io con alcuni di voi abbiamo già potuto interagire e quindi sto già collaborando con Flavia, ecco, ad esempio abbiamo trovato dei modi per condividere anche delle esperienze e anche non solo di passarci anche delle informazioni. Però c'è questa cosa qua, diciamo che se un'azienda mi cerca una figura professionale, e io preferirei condividerla all'interno di un Uniesport Manager. Perché? Perché do una mano a qualcuno che conosce, certo. E poi quel qualcuno lì poi un giorno può dare una mano a me, ecco, capisci? Su altre cose. E quindi non ho bisogno di mettermi lì a cercare e quindi di cercare qualcuno con cui devo sapere chi è, chi non è, cosa ha fatto, cosa non ha fatto, se devo fidarmi o non fidarmi. Quindi questa poi accelererebbe dei processi, ecco. Non solo, garantirebbe anche le aziende perché noi facciamo parte di un gruppo. Poi, ecco, un'altra cosa che mi è stata chiesta e che notiamo tutte le volte che ci presentiamo dalle aziende, questo non tanto adesso perché io in qualche modo, io e la società per cui lavoro, in qualche modo noi ci siamo guadagnati la fiducia, ecco, delle aziende perché abbiamo dei feedback, ecco. Però ecco, in molti casi quando ci presentiamo delle aziende e spieghiamo chi siamo oppure cosa possiamo fare, se ci presentiamo come un'associazione che è validata, ecco, che ha delle referenze, come può essere un Uniesport Manager, abbiamo più peso. Ecco. Quindi questa validazione o questa... modo di poter poi dopo avere dei feedback anche o degli agganci positivi che ci possono valorizzare come associazione è senz'altro utile per tutti. Ecco. E quindi io non so... Poi, questo è uno spazio sia per gli associati ma uno spazio per le imprese. Quindi ricordo sempre come... Cioè, sfruttiamolo in quel senso. Sì, lì, sì, ci voglio dire che abbiamo fatto anche delle Zoom con solo noi associati. Però questo è uno spazio aperto, quello del webinar è uno spazio aperto, quindi anche per i simpatizzanti come chiamati da Giuseppe e per le imprese, quindi sono, diciamo che sono due ambiti distinti e sicuramente cercheremo di riproporre ancora degli spazi solo per associati dove essere ancora più pratici, sinergici e insomma concreti sui progetti da fare, ecco. Però sono due ambiti distinti, ecco, questo è un ambito un po' più aperto. Ok. Bene. Allora, grazie a tutti, grazie anche per essere stati nei tempi, no? E niente, ricordo da capo il prossimo seminario che è il martedì, sempre alle 15, giusto? Sì. E poi conto di mandare ai soci vecchi e nuovi il nuovo manualetto che stiamo predisponendo su come condividere le competenze, insomma, su tutte le attività che stiamo mettendo in giro. Grazie a tutti. Ciao, ciao, ciao a tutti. Ciao, ciao, ciao. Buon pomeriggio. Ciao a tutti, ciao a tutti.